Larry? Sì, signor Sommer. Alza il pannello, voglio un po' di privacy. Sì, signore. Docente dell'università internazionale è stato assassinato. Il professor Sommer è stato strangolato stamattina a bordo della sua limousine in California. Il fronte per la Palestina unificata, lo stesso gruppo che uccise Lee Francis a New York 4 mesi fa, è ritenuto responsabile dell'omicidio. Come Sommer, Francis era un acceso sostenitore della pace tra palestinesi e israeliani. Maggiori dettagli su questa notizia saranno disponibili nel prossimo notiziario, tra circa un'ora, quando la polizia sarà in grado di fornire una dichiarazione per la stampa. Si attende anche che l'FBI, il Dipartimento di Giustizia e l'Ufficio Relazioni Estere rilascino le loro dichiarazioni. Ed ora vi invitiamo all'ascolto dei programmi del pomeriggio con KBLA. Stiamo per andare in macchina, dov'è il tuo pezzo? Dammi 10 minuti. Cominciate pure. No, il pezzo sulla commissione Bennett non c'è. Montate al suo posto il pezzo sui nuovi divieti per i fumatori. Bene. Senti. No, mi dispiace. È stato l'ultimo favore, John. D'ora in poi sei uno come tutti gli altri. John McWhorter, non sono in casa. Lasciate un messaggio. Sono Brenda. Spero che tu senta questo messaggio al più presto. Carter. Ciao Clive, sono John McWhorter. John, non è passato di tempo. Già. Senti, mi serve una storia. Che tipo di storia? Non so, quello che vuoi. Sono un po' a corto ultimamente. Mi serve qualche idea per un articolo, per mettere insieme qualcosa. D'accordo, senti,
Intanto tutta questa roba trapelerà prima o poi. Sai niente sull'omicidio Sommer? No, dimmi tutto quello che puoi. Sembra che siano stati due studenti che frequentavano i corsi di Sommer all'università di Berkeley. Due stranieri, palestinesi forse. L'FBI li sta cercando dappertutto, ma senza alcun risultato per il momento. È venuto fuori che Sommer, felicemente sposato con tre figli, bada bene, era solito invitare i suoi studenti sulla sua limousine trasformandola in un'alcova. Ok, non troppo in fretta. Insomma, gli piaceva farsela coi maschietti. Hai capito. Il suo autista ha subito vuotato il sacco. Il suo nome è Larry Quinn. Quinn. L'autista c'entra con l'omicidio? Forse no, ma domani verrà trasferito a New York. Robert Lecker e Dave Lewis, i maggiori esperti di terrorismo dell'FBI, indagano personalmente e hanno base qui, a New York. Sì, lo so. Ti avverto, John. Si solleverà un bel vespaio dal punto di vista politico. Aspettati a breve l'entrata in campo di qualche pezzo grosso dei diritti civili. Perché? Perché hanno spalancato una finestra sulla vita privata di un paladino del pacifismo. Senti, John, CIA e federali non hanno ancora fatto sapere niente di tutto questo. Lecker e Lewis ti saranno addosso in un batter d'occhio. Posso reggerli? Sarai solo. Grazie. Non ringraziarmi. Come vanno le notizie sulla guerra in Sudan? Male, le cose sono sempre allo stesso punto. Ma allora ce ne disinteressiamo, mettiamo qualche novità sull'AIDS. Che ne è della storia sulla commissione Bennett? Ho la netta impressione che debba crescere. McWhorter ci sta lavorando e domani appena avrà le idee chiare ci farà avere il pezzo. Che cosa ci sai dire sulla storia dello spionaggio industriale informatico? Il presidente farà una denuncia domani, ci sarà un processo. Bene. Scusate il ritardo. Ho qualche novità riguardo l'omicidio di Frank Sommer. Non ti è stato assegnato? C'è qualcuno che si è preso l'esclusiva? No, ma dico che... Tu sai qualcosa? Allora, Stavo aspettando alcune informazioni anch'io. John, più tardi dobbiamo parlare molto seriamente. Ora tocca a me parlare. Frank Sommer è stato ucciso da due studenti palestinesi della sua università. L'FBI cerca due sospettati, dei quali si è persa ogni traccia. Ci saranno sviluppi sul piano dei diritti civili perché sono usciti fuori certi vizi del professore. E cosa mi dici delle tue fonti? Sono sicuri. Va bene, John, lavoraci pure. Era mio questo incarico. Carl, su una notizia si può stare in due. Se ti va, lavora con lui, altrimenti puoi anche lasciar perdere. Grazie a tutti, buon lavoro. Devi imparare a scovare le notizie. E tu devi imparare a nascondere le bottiglie. Oh, davvero sottile, Carl. Sottile? Sì. Quando vuoi usare termini difficili, meglio che guardi il vocabolario. Ci sono tante altre parole, oltre alcol e ubriacone. Oh sì, lo so questo, lo so. Per esempio c'è anche scritto crepa. Sta a sentire, John, ho tanta voglia di lavorare con te quanta tu ne hai con me, per cui tu fa pure tutto quello che vuoi e io farò lo stesso. D'accordo. Sì, mi dai il numero dell'Università di Berkeley? Un colpo, che ci fate qua, sai? Salve. Sara. Spaventato. Siamo vecchi amici. Come siete entrati? Siamo passati dalla porta, come siamo entrati in prigione tanti anni fa, te ne ricordi? Fuori da casa mia. Subito. Abbiamo cercato di fare attenzione, ma è possibile che ci abbiano seguiti. Che cosa volete? Hai sentito dell'omicidio di quel Sommer? Ci ha molto toccati. C'entrate in qualche modo? No. No, di certo. Ma l'FBI lancia accuse assurde verso gli ambienti degli estremisti e fa un mucchio di domande in giro. Io mi occupo della faccenda per il mio giornale, ma... Non è questo il problema. Non abbiamo niente a che fare con Sommer in senso stretto, ma abbiamo certe storie con Sendero Luminoso in Perù.
In Perù? Avete rapporti coi guerriglieri? Ho ospitato una ragazza sudamericana nel mio appartamento in questi giorni. È una dei loro capi. Io sono fuori su cauzione. Ci serve una copertura per qualche giorno, John. Ma... qui? Sì. Tu ce lo devi. Ah, niente affatto. È passato un'infinità di tempo, Simon. Io non vi debbo più niente. Oh, sì, invece. Basta storia. Ti presento la tua ospite. Vieni giù, Rosa. Questa è Rosa Assaro. Rosa, questo è il nostro amico John McWhorter. Noi lo conosciamo da anni. Vieni con me. Che diavolo stai facendo, sai? Sto solo riscuotendo un vecchio credito. Tu non riscuoti un bel niente. Sì, allora mi leggo al tuo divano e non mi muovo più. Tu credi che saremmo venuti a disturbarti se non fosse stato necessario? Cerca di trovare qualche altro posto. Che so, un albergo, lo pago io. Ah, quanto sei magnanimo, davvero. Io sono rimasto chiuso 15 anni a Sing Sing, ok? Sarebbero stati 5 se avessi fatto il tuo nome, ma non l'ho fatto. E sai per farmi parlare cosa fecero? Mi legarono a una sedia e mi misero un sacco in testa perché non potessi vedere. E poi mi riempirono la schiena di manganellate rompendomi tutte e due le clavicole. Per cui ora non puoi dirmi. Il passato è passato, non puoi, mi sono spiegato. Non lo accetto. Quanto tempo vi serve? 2 giorni. 3 al massimo. Non sei in condizioni di trattare, John. Allora? Va bene, può restare. Grazie. Andiamo. Mi dispiace molto. Sì, sì, figurati a me. Ora siamo pari. Pari. Stammi bene. Puoi dormire sul divano. Grazie, molto gentile. Coperte e cuscino. Grazie. Parli bene la nostra lingua. Ho studiato qui in America. Ah. Allora, possiamo fare conoscenza domani? Sono molto stanca. Certo. Vai a letto vestita o vuoi che ti prenda un pigiama? Non ce n'è bisogno, grazie. Ho solo bisogno di dormire. Comunque ti porto giù qualcosa. Sta tornando. La strada è libera. Cammina tenendoti sulla sinistra. Ok, Randy. Possiamo andare, Sara. Se vedo qualcosa, faccio un segnale con la torcia. John, tu resta con Simon. Se avete problemi, suonate il clacson. In quel caso, che ne sarà di voi? Eh? Se riuscite a riprenderci, bene. Se non ci riuscite, andate via subito. D'accordo. Noi siamo pronti. Presto. Sei nervoso? Abbastanza. Tu non lo sei? Certo. Non hai nulla da temere. Vogliamo solo i nomi. Ecco. Ah, le fotografie. È stato faticoso. Il procuratore non l'ha presa bene. Oh, e per quale motivo? Alla conferenza stampa vorrebbe evitare domande sugli abusi di potere, viste le porte che abbiamo sfondato durante la perquisizione. Per cui io credo che dobbiamo muoverci e chiudere questo caso al più presto. Accetto il tuo consiglio, non preoccuparti. C'è un'altra cosa, Bob.
Sto controllando certi nomi di origine araba tra le persone scomparse in California. E allora? Beh, ce n'è una. Una giovane professoressa assistente nell'università di Sommer. I nostri sospettati sono tutti di quell'università. Esatto, ma può essere importante. Meglio approfondire, non si sa mai. Sì, va bene, ora va a casa. Pensa a riposarti. Sei ridotto uno straccio, hai le occhiaie. Grazie per la comprensione. Ci vediamo domattina. Perché fermarsi? Ormai siamo in gioco. Non c'è motivo di proseguire, la missione è compiuta. Se il governo degli Stati Uniti collega questo assassino con noi, ci bombarderanno come i libici. Non possono fare collegamenti. L'FBI ha già fatto una perquisizione a casa di Sayed e Dankash. Cosa? Ma come? Tu sottovaluti i servizi di sicurezza di questo paese. Dobbiamo con la massima fretta e attenzione portare fuori i nostri uomini. Buongiorno. Buongiorno. Dormito bene? Sì, ieri sera ero sfinita. Rosa. Rosa dal Perù. Mi chiedevo, perché non torni in patria? Scusa, preferirei non parlarne. Come vuoi. Senti, io me ne vado. Non c'è molta scelta nel frigo, ma comprerò qualcosa questa sera. Grazie. Attenta a non affacciarti alle finestre e non usare il telefono. Informazioni sugli agenti FBI. Ah, grazie, sei la migliore. Ah, senti, mi servono alcune informazioni su una donna che si chiama Sarah Archer. Vedi se abbiamo niente nel nostro archivio, dati come indirizzo attuale, numero di telefono, impiego, ogni dato. Ti servono in fretta? Ieri, se possibile. Oh, dato che fuori su cauzione mi serve il nome del giudice, sapere cosa ha fatto. E il tabulato delle sue telefonate. Per provare qualche relazione? Sì. Ogni rapporto che può avere in America. Che ne pensi di questa prima pagina? Ah, ero convinto che non ti interessasse cosa penso io. Io sono sempre pronta a cambiare opinione. John, tu devi andare a Los Angeles. No, è presto, preferisco aspettare. L'autista di Sommer sta per arrivare qui a New York. Sai cosa penso di quello che dici? Menzogne. Sono tutte solo menzogne. Tu vorresti farci credere che Frank Sommer aveva l'abitudine di mollare la sua guardia del corpo con un «Vatti a fare due passi» e tu ci andavi... Era così che si comportava. Ogni volta. Certo, lo chiedo agli altri autisti. Sai che abbiamo il modo di sapere se dici le bugie? Quale? La macchina della verità? Esatto. No, guai se ci provate. Basta, voglio il mio avvocato. Benvenuto all'inferno, Larry. Vuoi solo il tuo avvocato, non ti serve altro. Voglio giocare con il mio Super Bowl, voglio il mio Super Bowl. Tu pensi che noi scherziamo, vero Larry? Larry, da bravo. Facci questo favore. Dici com'è andato. Ecco la copia del tabulato che mi hai chiesto su floppy disk. Ah. Telefona molto qui in America? No, sono più quelle che riceve. Lei non telefona molto. E questi sono i suoi dati personali. Non c'è un granché. Niente numeri sociali, codice fiscale. Deve fare una vita un po' da nomade. Il mio amico all'ITT domani cercherà il suo attuale indirizzo come prima cosa. Grazie. Ah, e non è sotto cauzione. Dici davvero? Ti hanno informato male. Non è sotto cauzione. Che bugiarda. Rispondi. Sono Sara, non sono in casa. Se volete lasciar...
Aveva un problema al motore. Io sono andato a darle una mano, non so, sarà stata a 100 metri dalla mia auto. Aveva il carburatore sporco. E l'hai riparato? Sì, è rimontata in macchina, se n'è andata, io sono tornato alla limousine. Ma come si può essere così idioti, mi chiedo? Ci sono due sconosciuti chiusi dietro a quel tuo padrone e tu vedi una fanciulla tutta sola e immediatamente vai. Credevo fosse mio dovere obbedire all'ordine ricevuto da Sommer, io pensavo fossero amici. Pensava fossero amici. Signore, le giuro che io non sapevo. Sono tornato alla limousine per un'ora intera, non ho nemmeno sospettato, io guardavo... Da un'occhiata a questa, è lei? Oh sì, 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 è lei. Hai avuto altri aggiornamenti? No, ma aspetto qualcosa per domani. Molto bene. McWhorter. Sono Clive. Possiamo vederci tra un paio d'ore? Sì, solito posto. Ma certo, ci vediamo lì. Scusa il ritardo. Ho ricevuto le foto delle persone sospettate e ho pensato di fartele avere subito. Una curiosità. Perché arrivi a tanto? Che ti ha fatto Lecker? A me? Già. Niente. Non lo conosco nemmeno. Sono anch'io molto curioso. Per questo mi muovo. Informo. Ascolta bene, devo precisarti un paio di cose. Ci sono 3 persone qui dentro, i 2 uomini che hanno ucciso Sommer e la donna che ha fatto la distrazione per l'autista. Non ti spiace far questo? No. Prima o poi ne ricaverò qualche vantaggio. Non fare mai il mio nome. Non ti converrebbe. Aspetto con ansia il tuo articolo. Sì. Cominciamo col dire che non sei peruviana. Hai mentito. Hai parlato con la polizia? Sai qual è il tuo nome, eh? Sai qual è? Eccolo, Armaitikalk. No, Armaitikalk. Non ho parlato con la polizia. D'accordo, calmati allora. Calmarmi? Senti, ragazza mia, forse non hai capito. Io sono fregato. Sono fregato non solo per l'FBI e per la polizia. Sono fregato anche per la tua organizzazione. Simon e Sara sono gli unici a sapere che sono qui. I miei referenti non ci guadagnano dalla tua morte. I tuoi referenti, come li chiami tu, non sono scemi. Mentre Sara e Simon sono 2 imbecilli. Accidenti a me. Resterò qui per 2 o 3 giorni. Poi me ne andrò e tu riprenderai la tua vita come se niente fosse successo. Ti illudi, non sarà così. Fra 24 ore la tua faccia sarà la più famosa del paese. E tu non pubblicarla? Non devo pubblicarla, sono costretto. Chi mi dà le foto non lo fa tanto per farlo. E poi, non sono l'unico giornalista con questi contatti. Questa storia sarà fuori in 1 giorno, 2 giorni al massimo. Tu devi andare via di qui, vuoi capirlo? I federali mi saranno addosso appena il giornale sarà in edicola. Sei un giornalista famoso, hai esperienza di certe situazioni. Quale esperienza? Cosa credi che dovrei fare? Che vuoi che ne sappia? Ci siamo parlati 5 minuti da quando sono arrivata qui. Questa è bella. Sì, è proprio la migliore. La migliore. Perché questa cosa ti preoccupa tanto? Quello che mi ha dato le foto non è tipo al quale posso dare troppe spiegazioni. Lo vuoi capire oppure no? Mi ha dato queste e io devo usarle. Senti, adesso voglio che tu stia calmo. Va bene. Posso guadagnare 1 giorno. Sposto la storia sui 2 uomini nella macchina. Ti do tempo fino a domani. Dopodiché devi sparire. Oh, certo. Sei sicuro?
Anche questo fa parte della notizia, capisci cosa voglio dire? John, qualcosa di nuovo? Certo. Ma di sicuro il bel Carl avrà qualcosa anche lui. Questi sono gli assassini. Ti faccio avere l'articolo fra una mezz'ora. Sarà uno scoop nazionale. Sì, ma anche l'FBI sarà molto sorpresa. Possiamo scrivere l'articolo insieme, mettiamo le firme di entrambi e condividiamo la responsabilità. Come te lo devo dire? La storia è mia, fine della storia. Ah. Telefono al nostro legale. Sicuro di quello che fai? Incredibile, e lo ritengono un talento. Come va, Nelson? Ci vediamo. Squadra esterna 18, sei in ascolto. Passa. Hai fame? Sì, molta. L'FBI ha parcheggiato qui fuori. Era previsto, se non sbaglio. Ora vorrei sapere in che guaio mi sto cacciando. Non so da dove cominciare. Provaci. Sono cresciuta in Libano. I miei volevano che facessi l'università negli Stati Uniti. Per cui andai in California, presi la mia laurea. Facevo il dottorato quando mio padre morì. Allora tornai a casa per stare con mia madre. Ecco come tutto cambiò. Cosa cambiò? Mio fratello faceva parte di un gruppo che tentò di uccidere alcuni soldati. La nostra casa venne distrutta e finì in un campo di rifugiati con mia madre. Lei ci morì. E tu fuggisti? Come? Certa gente ha fatto in modo di farmi tornare qui in America a finire i miei studi. Tutto quello che dovevo fare era aiutarli se mi fosse stato chiesto. Capisco. E te l'hanno chiesto? Per molto tempo no. Finì i miei studi e poi ebbi un posto di assistente a Berkeley. È lì che avete deciso di uccidere Frank Sommer? Io non ho ucciso Sommer. Non sapevo che intenzioni avessero. Ho solo finto di avere il motore rotto. Il mio compito era aiutare quei due mentre erano occupati. Questo era il mio incarico. Tu non sapevi di coprirli mentre uccidevano un uomo. John, ti giuro che è la verità. Mi hanno affidato qualche incarico senza importanza. Si è trattato semplicemente di consegnare qualche documento o di ospitare qualcuno a casa mia. Gli ho anche detto di non volere fare altro per loro, ma non è facile liberarsene. Prepara una circolare. Chiunque rilascerà documenti riservati alla stampa verrà licenziato e mandato davanti al giudice. E d'ora in poi voglio la registrazione di tutte le telefonate in entrata e uscita. E niente più scambio di informazioni con CIA, servizi segreti, con nessuno. A chi può venire in mente di passare simili informazioni? Non è a me che devi chiederlo. Io penso solo al danno per le indagini. Con titoli come questo è evidente che c'è qualcuno che vuole creare panico. Questo cambia le cose. Non capisco in che senso. Ora siamo certi dell'impossibilità di farli uscire da questo paese. Simon ci ha garantito che passaporti e pacco verranno consegnati. E se l'ha detto, lui lo farà. Non importa. Dovevamo aiutarli a uscire dagli Stati Uniti, ma adesso questo è impossibile. Che cosa intendi dire? Questi uomini sono degli eroi. Lo so molto bene. Non è questo il problema. Salve, Marek. Osni. Michelle. Mi sbaglio o sei sorpreso di vedermi? Beh, sì, io non credevo. Signori, evitiamo i convenevoli. Non perdiamo tempo. Dove si trovano ora i nostri obiettivi? Un americano. Li sta nascondendo. Bene. Credo che dovrò riposarmi.
Avrò molto da fare domani. Se sai di finire nei guai, perché pubblichi questa roba? Perché è il mio lavoro. E poi lavoravo al caso prima ancora che i miei amici ti portassero qui. E perché li hai aiutati? Perché aiuti me? Non lo so. Non potevo fare diversamente. Credo ci sia qualcos'altro. Io ti ho detto tutto e ho messo la mia vita nelle tue mani. Puoi parlare. Conosci la storia di Lord Jim? No. Era un tipo che fece un errore da bambino e lo pagò per il resto della vita. Non riesco a capire. 30 anni fa, più o meno. Sara, Simon, altri studenti e io progettammo un attentato alla stazione radiofonica del nostro campus universitario. La bomba era poco più di una Molotov. Era una ragazza a portarla. La tua ragazza? Beh, era più grande di me, ma sì, la mia ragazza. Non avrei mai creduto che... Va avanti. La bomba le scoppiò fra le mani. Lei morì. Nel campus era conosciuta la sua attività con Sara e Simon. Loro vennero presi. E non fecero il tuo nome. Già. Non fecero il mio nome. Li misero in prigione? Sì, soltanto Randy e io ce la cavammo. Randy è il fratello di Sara e si rifugiò in Paraguay, credo sia ancora laggiù. Per questo mi hanno portata qui. Non sai proprio cos'è la pazienza, Clive. Sta calmo, dirò anche il resto. John, l'FBI è di là, è venuta a parlare con Brenda. L'FBI? Ma come? Cos'ha fatto Brenda? Davvero buffo, furbacchione. Stanno parlando di una denuncia a tuo carico per furto di documenti segreti. Cosa? Sul serio, John. Vogliono sapere dove hai preso quelle foto. Dicono che le hai rubate. Tranquillo, Carl. Tu hai solo sedere e cervello. Nessuno ti arresterà per questo. Cervello. Signor Lecker, posso capire la sua posizione, Un momento, la prego. Noi abbiamo sul materiale oggetto di indagine una proprietà esclusiva. Questo ci concede il diritto di rintracciare e perseguire chiunque lo diffonda in modo illegale. È una follia. Lei dimentica il primo emendamento. Signor Beckwater, lei si è spinto troppo oltre coi suoi canali confidenziali. Noi intendiamo denunciarla per aver sottratto quelle foto dall'archivio segreto dell'FBI. Questa è un'interpretazione del tutto personale. Dovrete provare al giudice le vostre supposizioni. Signori, i miei giornalisti si spingono oltre tanto quanto io glielo permetto. Vi consiglio di tornare al vostro ufficio e verificare la fedeltà dei vostri funzionari. Vi rendete conto di aver messo a rischio delle vite umane pubblicando quelle foto? Facciamola finita. Immediatamente. Basterà che ci dica da chi ha avuto quelle informazioni. Mi lega nel pensiero. Non ce n'è bisogno. Entro 2 ore saprò di lei quello che mi serve. Per esempio, il motivo per cui ieri ha fatto una chiamata all'ambasciata algerina dal telefono di casa sua. Sta preparando un viaggio di piacere. Saprò tutto di lei. Ci conti. Tutta la sua vita.
Se tiri fuori qualcos'altro, scommetto che ti fanno processare sul serio. Beh, non sarebbe la prima volta. Spero che tu non abbia scheletri nell'armadio. Ho avuto due borse dall'ambasciata algerina. Una per Armaiti e una per gli altri due. Sì, chi è? FBI. Credo che adesso potete anche andare. Pronto? Sara, sono John. Oh, salve. No, sono impegnata adesso. Può chiamarmi tra 10 minuti? Ieri ho provato a chiamarti tutto il giorno. Fatti trovare fra 10 minuti, chiaro? Va bene. Se avete qualcos'altro da chiedermi, chiamate il mio avvocato. O l'Associazione per i diritti civili. Scusi il disturbo. La linea è sotto controllo? Sì, perché? Quella telefonata era curiosa, no? Sì, è vero. Verifichiamo la sua provenienza, potrebbe servirci. È anche possibile che siano nascosti qui. Cosa dico a John? Quando la portiamo via da casa sua? Non mi hanno dato altre istruzioni. Quindi per me vale la data di domani e spero che non cambino idea. Non possono tirarla troppo a lungo, questo lo sanno molto bene. Pronto? Sono John. Oh, ciao. Sai, stavo pensando proprio a te. Ho qualcosa da darti. Bene, è quello che volevo sentire. Possiamo vederci alle 10 da Doc, al Greenwich Village? Sì, d'accordo. Com'è andata? Ho ancora il posto. Vorrei proprio vedere. Qui tutti fanno il tifo per te. Come ai vecchi tempi. Ehi, sono io. La prima pagina del mio giornale domani sarà tutta per te. Ci sarà la mia foto? Ogni cosa. Non agitarti. Andrà tutto bene. Vedrò Sara più tardi e pare che abbia passaporto, biglietto aereo, tutto ciò che occorre. Ma ti ha detto quando andrò via di qui? No, non me l'ha detto. Questa situazione mi sta esasperando. Dovresti essere al mio posto. Senti, ho avuto una visita. Oggi in redazione è venuta l'FBI. Non è detto, ma potrebbero venire anche qui. E in quel caso, ti faccio vedere una cosa, vieni con me. Anche un posto così piccolo può avere le sue risorse. Quando viveva qui la mia seconda moglie, aveva bisogno di un ripostiglio. E questo si rivelò il posto migliore.
Da un'occhiata. Io dovrei... Sì, vediamo se c'entri, se è abbastanza largo. Su, coraggio. È largo a sufficienza. Ehi, mi è chiusa dentro! Ora mi dici perché ieri hai chiamato l'ambasciata algerina. Chi sei tu veramente? Risparmiami le chiacchiere sulle tue disgrazie familiari, non attacca. Voglio sapere con chi volevi parlare ieri. Apri questa porta! Prima dimmi chi sei. Apri questa porta, ho detto! John, mi stai facendo paura! Paura tu? Dovresti essere al mio posto. Ora basta, voglio uscire subito! Sta a sentire! Ho l'FBI dietro la porta di casa. Sono venuto in ufficio a chiedermi perché ho chiamato l'ambasciata algerina. Io me ne sbatto di chi sei tu. Tu vai fuori di casa mia domani e non me ne importa se rischi la vita. E va bene, è vero, li ho chiamati. Ho avuto paura quando mi hai detto che avresti scritto di me. Hai fatto il mio nome per caso? No! Non posso parlare con nessuno tranne col contatto che ho sempre avuto all'interno dell'ambasciata. E l'hai trovato? No, è stato rimpatriato in Algeria. Ti prego, John, fammi uscire. Ti prego, ti ho detto la verità. John, dove sei? John! Ho paura, John! Perché ci mettono tanto? Maledizione! Che è successo? Dov'è? Via! Che cavolo è successo? Non perderti mai! Vai! Aiutami! John! Aiutami! Coraggio! Non hai nulla da temere. Vogliamo solo i nomi. Ti prego, John, non paura, fammi uscire! Guarda sul muro, sopra di te. Troverai la chiave. Richiudi bene la porta. Sei uscita, finita la paura? Sei un bastardo. Eppure dovresti conoscermi, sei qui da abbastanza tempo per capire che non sono il tuo zimbello. Riflettici. No! Non azzardarti mai più a farmi uno scherzo simile! Mai più! Io non sono il tuo zimbello! Scusami! Scusami! Non volevo farti paura, credi! E che altro volevi da me? Solo che mi rassicurassi. Io non so cosa sta succedendo. So solo che dipendo da te e smettila di torturarmi! Non ho motivo di nasconderti qualcosa. Ti ho già chiesto scusa. Va bene? Proverò a darti ancora fiducia. Credevo che stessi per chiamare l'FBI. No, non sono così imbecille. I miei documenti sono pronti. Voglio andare via subito. Brindo alla tua partenza. Non ho trovato un posto migliore. Ho parcheggiato qui il pulmino per un paio di giorni. I piani superiori sono sempre vuoti. Come stanno? Stanno bene, hanno l'acqua corrente, un bagno, un letto. Stanno bene, almeno credo. E Armaiti? Sara conosce il suo indirizzo, oggi le farà avere i documenti. Come li farai uscire? Questo non sarà un problema. Ho un metodo sperimentato.
Hosni? Sì? Sono Michelle. Comunicazione di servizio. 3 dei nostri problemi si sono appena risolti. Sai dirmi dov'è Sara? Non lo so. Lei ha i soldi e il passaporto. D'accordo. Sto uscendo dal parcheggio. Penseremo a lei domani. Molto bene. I miei connazionali a Berkeley mi hanno sempre trattato con freddezza. Non hanno mai capito quanto mi avrebbe fatto piacere essere invitata a cena, andare al cinema. Quando scambiavamo 2 parole più del dovuto, non sapevo se erano sinceri o avevano nuovi ordini da darmi. Perciò, niente più segreti. Niente più segreti. Quando ero molto giovane adoravo averne. Sapevo anche mantenerli. Ce ne sono alcuni che mantengo da tutta la vita. Come quella bomba. Non l'ho mai detto ai miei genitori, ma alle mie mogli. E questo non mi ha fatto bene. Ha in un certo senso soffocato i miei sentimenti. Cosa vuoi dire? Il mio ultimo matrimonio è stato il massimo della felicità, della follia, della gioia di vivere. Fu incredibile per un paio d'anni. Ma io diventai istintivamente sfuggente col tempo. Cosa che tua moglie non accettò. Esatto. Lei cercava di parlare, io evitavo. Finché non successe il peggio. Mia moglie era fuori per affari. Andai a una festa, incontrai una donna, la portai a casa. Eravamo a letto e mia moglie chiamò. Sentì la sua voce alla segreteria telefonica. Diceva che le mancavo molto. Io guardavo quell'altra donna e non capivo. Mia moglie mi chiedeva come andavano le cose, mi diceva che ce la saremmo cavata. Una situazione insopportabile. E com'è finita? Come vedi, non ce l'ho fatta a portare avanti il nostro rapporto. L'ho lasciata. Perché dici queste cose proprio a me? Perché so che non ci vedremo mai più. È perché tu mi capisci. Ora vado al mio appuntamento. Una birra grande, scura, per favore. L'immondizia nel bagno degli uomini. Quando la porti via? Domani. Ce la fai? Sono costretto, mi pare. Armaiti? Sono qui. Ho fatto una doccia. Quello è per te. E un'aggiunta da parte mia. Oh. Non li ho presi per una ragione particolare, solo per ripeterti che mi scuso per averti chiuso al piano di sopra.
Oh, attenta. Sono delicati. Come li hai fatti passare senza essere visto? Sai, qualche anno fa scrissi un articolo sulle deviazioni all'interno dell'FBI e stettero 3 settimane di seguito qui sotto, così ho avuto modo di fare esercizio. Lo scotch. Ho finito le scorte, torno subito. Avere dettagli sul tuo spostamento. Elimina lei e il tuo ospite. Non ci sono alternative. Armaiti? Sì, sono qui. Ho preferito prendere lo champagne. Jim, che ne è stato di lui? Un triste giorno si è ucciso. Si è sparato un colpo al cuore. Nuovi sospetti sull'omicidio di Sommer. Buongiorno. Ti sei pettinato stamattina? Chiedo scusa, ma ho dimenticato il pettine a casa. Posso sapere che ore sono? Sono quasi le 11. Ho passato la notte in archivio a cercare un collegamento tra Sarah Archer e McWhorter. E allora? Credo di averlo trovato. Andavano a scuola insieme, ok? Erano nello stesso gruppo politico e lei finì dentro per una bomba a una stazione radio. Una bomba a una stazione radio? McWhorter era coinvolto? Questo ancora non lo so, sto controllando, ma senti questa. Ha ricevuto ben 5 premi nazionali di giornalismo per altrettanti scoop. Sai dove aveva informatori? Era la CIA a fargli le imboccate. È un collaboratore, lo sapevo. McWhorter collabora con la CIA. Ancora non possiamo provarlo. Ma con lui possiamo bluffare. Oggi non vado al lavoro. Il nostro ultimo giorno insieme. Ancora? Sì. Pronto? John, sono Jean. Ciao Jean, che succede? Volevo avvisarti che abbiamo un concorrente. Ah sì? Chi è? Il Miami Herald. Hanno pubblicato un articolo su Armaiti Kalk. Sto cercando di prepararti una memoria. Di cosa parla il loro articolo? Pare abbiano avuto il suo nome da fonti non precisate. Non è mai stata processata, ma è responsabile dell'omicidio di un suo parente in Libano. Quando è successo? Quando era studentessa. L'uomo era suo zio e pare che fosse una spia del governo libanese. Il pezzo procede facendo più che altro congetture sul personaggio. Che fai, vieni qui? Sì, certo, arrivo subito. Prendi informazioni. Va tutto bene, John? Sì, chi è? L'FBI, John. Bob Blacker. Salve, John.
Come te la passi? Che ci fate qui? Veniamo a offrirti un lavoro. Cosa? Un lavoro? Collaborare con la CIA è un'ottima referenza. Beh, vuoi che parliamo d'affari qui sulla porta di casa? D'accordo, solo un minuto però. Allora, sbrighiamoci, che volete? Che vogliamo? Ci chiedevamo perché dopo 20 anni tu abbia bevuto una birra con una tua compagna di scorribande. Una foto pessima. È il mio profilo peggiore. Quello che ha fatto la foto dice che tu e Sara avevate un atteggiamento sospetto. Tu sei arrivato, avete bisbigliato fitto fitto e lei è uscita. Avete ricordato i bei tempi dell'attentato? O forse Sara ha scoperto che fosti tu a fare i nomi del gruppo alla CIA. Questo lei non lo sa, vero? Tu sei uno spione schifoso. Chissà perché non ha mai scritto niente sui suoi amici attentatori. Perché ha sempre sperato che questa storia non venisse fuori. Insomma, che siete venuti a fare? Siamo qui per vedere se ti convinci a diventare un minimo più disponibile. Cosa volete? Il mio gancio? Se tu ci facessi il suo nome, è chiaro che sarebbe cosa gradita. Senti, io me ne sbatto delle sciocchezze che hai combinato quando eri un giovane attentatore. O se sei un boia spione della CIA, come sembra. Quello che mi interessa è Sara Archer. Lei è sospettata dell'omicidio di Frank Sommer. Ieri due dei nostri hanno provato a interrogarla, John. Il telefono ha squillato e lei è sembrata ai nostri in imbarazzo. Attento, c'è un morto di mezzo. Ci risulta che la telefonata veniva dalla tua redazione, l'hai chiamata tu? C'è la pena di morte in California, vero? Sì, pare che il cianuro profumi di mandorle amare. Ti consiglio di esercitarti con un buon deodorante. Pensaci, può essere utile. Sono un giornalista, scriverò tutto questo. È tuo dovere, ma c'è una cosa che ci incuriosisce. Perché tu sei l'unico giornalista di tutto il paese che segue questa storia? Ascolta, avere certe informazioni fa parte del tuo lavoro. Compi un atto di generosità. Dacci qualche nome, per favore. Che cosa potete fare? Arrestarmi? Non vi dirò un bel niente. Noi ti abbiamo dimostrato la nostra disponibilità ad entrare in affari con te. Fuori da casa mia. Comunque, la faccenda del giovane McWhorter, attentatore dalla lingua lunga, è una storia privata che potrebbe diventare pubblica. Il mio biglietto. Ti do 24 ore. Spione. Credi che si muoverà? Se non lo fa, è un uomo finito. Non hai nulla da temere. Vogliamo solo i nomi. Non posso. Vuoi stare in prigione a vita? Cosa? La ragazza che era con te è morta. È omicidio. Io non le ho fatto niente. Io l'amavo. Tu hai commesso un errore e qualcuno è morto. Dici che non hai fatto niente. A noi che importa se l'amavi? Lei è morta. Sei colpevole di omicidio. Lei non vuole capire, è stato... Coraggio, dilli quei nomi. E sarai immediatamente fuori da questa storia. Sei un pesce piccolo. No. Noi vogliamo quelli grossi. Dì i nomi dei tuoi complici. E sarà tutto finito. Alzati. Ti ho detto alzati. Io pensavo d'aver toccato il fondo, ma capisco che non era vero. Chiudi la bocca. Altrimenti mi spari? Sì. Tu hai tradito i tuoi amici. Cosa farai adesso? Dimmi cosa farai. Pensavo avessi capito. Sì, è vero, ho fatto i loro nomi 30 anni fa e la mia vita da allora è stata una vera schifezza. Ma adesso ho la possibilità di riparare. Sei un bugiardo. Ci vuole stile nel dire bugie, no? Tu ne hai avuto quando non mi hai detto d'aver ucciso tuo zio in vita!
arrivando. Sì. Hai trovato l'indirizzo di quella donna, Sara Archer? Sì, certo, ecco, è scritto qui. Sei sempre la migliore. Grazie. Molto bene. Ehi, ragazzi. Mi serve un favore. Sono John McWhorter, lavoro su in redazione. Sì, sì, sappiamo chi sei. Sei l'imbecille che si sta mettendo nei guai con i federali per quelle fotografie. Rubare notizie non è il modo di fare informazione. Io non ho rubato niente, ho solo scritto qualche articolo. Una montagna di fesserie, io leggo quello che scrivi. Ho capito, ho chiesto alle persone sbagliate. Vedo se trovo qualcun altro, grazie lo stesso. Ehi, ehi, ormai ci sei. Dici che cosa vuoi. Devo uscire con un furgone per un paio d'ore. Perché? Perché mi inseguono. Devo uscire dal palazzo, andare in un posto e rientrare qui senza essere visto. E che ci guadagniamo noi due a darti una mano? Vi citerò come si deve nel mio articolo. Come si deve come? Decidetelo voi. Sì, va bene. Potresti pubblicare le nostre foto? Certo. Sì, in prima pagina. D'accordo. A noi questo andrebbe bene. Sarà fatto. Diventeremo famosi. Perché non vuoi dirmi dov'è? Lo sai che non hai più scampo? Coraggio, Sara. Non bastano i gomiti? Se vuoi, vado avanti. Ti rompo le ginocchia? Stai molto male, non resisterai. Parla, Sara, parla. Non voglio prendere il grilletto. Eh? No? Federali. Li vedo. Sta attento a quello che fai. Entra nel cortile senza voltarti. Torna più in fretta che puoi. Sì, sta tranquillo. Ci metto 5 minuti. Bene.
Sono Michelle. Non è più qui. Si è già trasferita. Prenotatemi un posto sul suo volo. Vi chiamo appena ho finito. Squadra 6 e 4, comunicare con la centrale, passo. In ascolto, passo. Muoversi verso la 45esima, direzione nord, passo. Ricevuto, passo e chiudo. Salve, si può avere una pizza? Dove è andata? Non lo so. Forse a casa di Sara. Sara è morta. Una fine orribile. E non avrebbe dovuto. Se non ti dispiace, questa la prendo io. Ha dimostrato una tolleranza al dolore inaspettata. Davvero impressionante. D'accordo, basta vivere di menzogne. È il tuo ultimo giorno in questo mondo. La tua morte è segnata dal destino. Ma io ho la facoltà di scegliere con quali mezzi. Ce ne sono di semplici e di meno semplici. Scegli tu. Ci sono i federali qua fuori. Adesso non possono aiutarti. Hai mai visto la Cappella Sistina? Cosa? Gli affreschi, Michelangelo. C'è un particolare che io trovo bellissimo, dove Dio stende il suo dito verso Adamo. La sua mano gli dà il soffio della vita. Esattamente il rapporto che c'è tra noi due. Per te io sono una specie di Dio. Ti sto offrendo una morte in dolore. Stendi la tua mano verso di me. Dimmi dov'è andata. Ti ho detto che non lo so. Siediti. Ho detto siediti. Che non ti stai divertendo, perché io mi sto divertendo un mondo. Dimmi dove è andata, altrimenti comincerò a fare sul serio. Ti ho detto la verità. È stata qui di passaggio, non so dove è andata adesso. Sara è venuta a prenderla. Questo non è possibile. Vuoi proprio giocare con i miei giocattoli? Sei una bestia. Sei una che ci prova gusto. Io, Sara, Simon, vuoi ucciderci tutti, eh? Questi argomenti mi farebbero effetto se io avessi una moralità. Questo arnese è una sonda per operare il ginocchio. Vuoi vedere come funziona? Hai solo una possibilità. Dimmi dove armaiti e la cosa finisce qui. Io no. Che ti frulla per la testa!
Hai la barba lunga. Vediamo se c'è un rasoio nel bagno. L'ho trovato. Indietro, non fare un solo passo. Dimmi chi sei tu. Avanti, rispondimi o ti ammazzo. Sono stata ingaggiata per ucciderti, ma vedo che le cose si mettono diversamente. Posso aiutarti a fuggire se vuoi. Sentito qualcosa? Tipo? Un rumore. No, niente. John! Stai bene? Come ti senti? Come stai? Il coltello. Calmati. Non muoverti. Ok. Aspetta. Ma chi diavolo è? Non lo so. Perché non le hai detto dove ero nascosta? Bene. Ti ho convinta ora. Puoi fidarti. Il mio... Silenzio, Parigi ai Conti. Senti, devo saperlo. L'hai ucciso quell'uomo? Dopo il funerale di mio fratello, entrai in una camera e un uomo che credevo fosse mio zio era al telefono. Raccontava tranquillamente come aveva ucciso mio fratello. Vidi la sua pistola sul tavolo, la presi e quando si girò gli sparai. E lo farei ancora. Ci sono altri segreti? No, non ho più segreti. Mi chiedo se lui sappia dove sono i nostri sospettati. E chi lo sa? Potrebbe anche essere una pedina senza importanza. Noi l'abbiamo impressionato stamattina. Farà la sua mossa stasera. Va meglio? Sì, stavo riflettendo. Potremmo provare a fuggire entrambi. Io ho dei soldi, me ne hanno mandati. Posso dartene la metà? O... se vuoi, possiamo scappare insieme. Sei sicura di volerlo? Sei sicura? Sì. Ci sono due auto là fuori. Come facciamo ad uscire insieme? Possiamo passare dal retro? Non lo so. Chi è? Pizza! È quello della pizza a domicilio.
Aspetta un attimo. Prego, portala dentro, per favore. Avanti. Salve. Di là, in cucina. Sono 4:50. Sera. Oh! Mi venga un colpo, senta, io non voglio allora problemi. Allora levati il giacchetto. Sbrigati se non vuoi problemi. Non ammazzarmi, non ti ho fatto niente, amico. Anche il cappello. Dacci le chiavi della macchina, svelto. Sono nella tasca, signora. Prego, signora. Grazie. Di nulla. Ho lo stomaco vuoto. Ce la facciamo portare una pizza? No, la pizza fredda non mi è mai piaciuta. Ma io muoio di fame. Però scusa, la pizza l'abbiamo presa ieri. Mangiamo cinese. E perché non Thai? D'accordo. Va bene anche a me. Se sei impressionabile, non girarti. Sta calmo e tutto finirà bene. Speriamo. Esce, seguiamolo. E anche stasera la cena salta. Anni fa chi scrive militava nel gruppo politico di Sarah Archer, che è morta oggi all'età di 49 anni. La sua storia è la mia storia e ora può essere raccontata. 30 anni fa tradii Sarah Archer. Non l'ha mai saputo. Altrimenti non mi avrebbe chiesto di nascondere Armighty Kalk. John, che hai fatto la gamba? Niente, stavo venendo da te. Ti voglio parlare un momento. Ma ricordi quando ieri mi hai chiesto di andare a Los Angeles? Certo. Tu avevi ragione. Le persone che hanno ucciso Sommer sono ancora in California e si sono decise a raccontarmi tutto. E cosa vuoi fare? Le voglio intervistare stanotte, ma devo andarci subito. Vuoi andare a Los Angeles adesso? Non sono proprio a Los Angeles. Sono qualche miglio fuori, nel deserto. D'accordo. Ti prenoto un jet privato e ti do carta bianca. Brenda, l'FBI mi sta cercando. Io penso agli avvocati, tu pensa alla storia. D'accordo, capo. Avrai un articolo clamoroso. Lo so. Avanti, dove lo tieni? Sì, Bob Lecker. Ascolta attentamente. Sono a casa di Sarah, l'hanno uccisa. La mia vita è in pericolo. Fammi andare via di qui e ti dico tutto quello che so. Va bene, chiudi la porta a chiave. Ci sono i miei agenti di guardia alla casa. Io arrivo tra un minuto.
Fatti passare le tessere di riconoscimento sotto la porta prima di aprirla, chiaro? Capito? Sì. Sarah Archer è stata uccisa. Presto! Dove sei? Ce l'hai fatta. Sì, ma non è finita. Andiamo. Ci ha fregati. Manda qualcuno al giornale e tu entra in casa sua. Vado. Blacker! Sono Carl Smythe, del Daily Herald. Dentro. Che spettacolo. Di sopra, guardate di sopra. Di sopra, ho detto. Che è successo? Sei solo? Sì. Che ci fai qui? La pizza. Ora puoi rallentare. Ci siamo quasi. Sulla macchina c'è un'insegna. Tony's Pizza. Sta andando all'aeroporto. Ha prenotato un jet. D'accordo, ci vado da solo. Sono lì tra 10 minuti. Ehi, chiamate rinforzi e un'ambulanza. Batteria scarica. E adesso come faccio? Cerco un telefono là dentro. Tu resta qui e aspettami. Appena torno andiamo dritti all'aereo. Va bene. Ehi, Randy. Oh, avanti, ti prego, devi esserci. Pronto, Randy? Sono John McWhorter. Randy, ascolta. Sono in un grosso pasticcio. FBI, scendi dalla macchina. Tieni le mani bene in vista e scendi immediatamente. Hai una pistola puntata, dammi la mano sinistra. E adesso dammi la destra e allarga le gambe. Oh! Vieni qui. Carico un solo passeggero. Lo so, c'è stato un cambiamento. Privato 733 a torre, siamo pronti al decollo. La destinazione adesso non è più Los Angeles. Dove andiamo? Noi dobbiamo programmare la rotta. Asunción. Paraguay. Non posso portarvi in Paraguay. Chiudi la bocca e fila dritto in Paraguay. No!
fregati! Siamo liberi, John. Siamo liberi. Ce l'abbiamo fatta. Io no. Celebrate. And when it's out, you may shout, or you may walk away. Subways don't announce a suicide, oh, and our love is a lie. And every day a thousand babies die, and this is my way of saying goodbye. I know it's wrong in a song, but I mean every word. I don't know how to let you go without the hurt. Subways don't announce suicides, or in our love is a lie. And every day a thousand babies die, and this is my way of saying. Subways don't announce suicides, or in our love is a lie. And every day a thousand babies die, and this is my way of saying goodbye. And this is my way of saying goodbye.